Ciao a tutti e bentornati ad una nuovissima puntata di Tessiland Condivision. Prendetevi quindi questi 10 minuti per voi, rilassatevi, perché oggi è una puntata davvero molto ricca, tante nuove protagoniste, tanta creatività e faremo un salto persino in France. Quindi mi raccomando, prestate attenzione perché sarà davvero una bella puntata. Quest'oggi analizzeremo 4 progetti pubblicati e condivisi sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maya, in particolare nella settimana dal 17 al 23 maggio. Iniziamo subito con il primo progetto di oggi, che è di Cosetta Ballini. Allora, Cosetta si è ispirata alla tunica Sakura della magnifica Chris, vale a dire Cristiana Rossi, ed ha utilizzato... Cosetta ha utilizzato il Donny sfumato tabacco e l'uncinetto 5,5. Ci ha inviato un vocale, quindi ascoltiamolo insieme. Buongiorno Valentina, grazie per avermi contattato. Allora, io ho realizzato questa tunica ispirata dal tutorial della fantastica Cristiana Rossi e ho usato il filato Donny sfumato tinta tabacco perché mi piaceva molto ed era molto... molto bello. Dopo la lavorazione che ho visto mi è piaciuto veramente tanto, non ho trovato nessun tipo di difficoltà perché con Cristiana non si trovano mai le difficoltà e sono stata molto orgogliosa, come tutti i progetti che realizzo e i vostri filati che adoro. E le misure sono 94x58, 94 di larghezza e 58 di altezza. Mi sono servite 3 cake di sfumato tabacco e una di beige e l'ho lavorato tutto con l'uncinetto 5,5. Ho realizzato il punto calici, sempre realizzato da Cristiana Rossi, e devo dire che sono veramente molto soddisfatta perché è stato un progetto molto veloce da fare, facile, e che mi ha dato molta soddisfazione, mi piace molto. Io arrivo dalla Val di Susa, vivo in Val di Susa, Piemonte, ho 50 anni e faccio la casalinga e mi rilasso molto con l'uncinetto e coi ferri e adoro i tutorial di Cristiana Rossi, infatti faccio solo le sue creazioni e prendo solo i vostri filati, compro solo da voi, quindi i vostri filati mi piacciono veramente tanto. Dimenticavo, la tunica Sakura mi è piaciuta talmente tanto che la sto replicando con il Donny sfumato in jeans. Grazie a voi per i filati. Che dire, bravissima Cosetta! Per il secondo progetto di quest'oggi, come vi avevo già anticipato nell'intro, ci spostiamo in Francia. Infatti la protagonista di quest'oggi è Caroline Villani, che ci ha inviato anche un video che vi mostrerò insomma tra pochissimo. Lei ha realizzato una serie di borse davvero stupende, molto originali, il tutto con la juta. Quelle che analizzeremo quest'oggi in primis sono queste che vedete, per il quale ha utilizzato la nostra dolcissima Caroline, ha utilizzato la juta naturale e bianca e l'uncinetto 5. Lo stile è quello classico bohemien, un po' beau chic, ecco perché ha scelto anche questa tipologia di colori. Ci ha detto che ha trovato uno schema che ha acquistato su un sito, una scheda tutorial diciamo, e poi si è lasciata un po' trascinare dalla fantasia. I punti che ha utilizzato sono la maglia alta e la maglia alta doppia. Per ogni borsa le è servita circa una rocca e mezza di juta, ma le abbiamo chiesto gentilmente di darci qualche informazione in più anche per un'altra tipologia di borsa, che è quest'altra, eccola qui. Questa allora ce l'avete richiesto in tanto e lei ci ha detto che anche questo insomma, ecco, più o meno è molto simile. Ha utilizzato praticamente tutti i colori della juta, infatti come vedremo anche nel video le è piaciuto davvero tantissimo, e qui invece ha utilizzato come punti la maglia alta e la mezza maglia alta, il tutto poi vedete per gradi fissato con un nodo e poi lasciato a mo' di frange. Adesso però ascoltiamo il suo video che poi ovviamente vi tradurrò, vediamolo insieme. Bonjour, alors je m'appelle Caroline Villani, j'habite en France sur la Côte d'Azur. Et je fais du crochet maintenant depuis 5-6 ans, suite au décès de mon fils, j'avais besoin de créer, de faire quelque chose. Donc je me suis mise au crochet et j'ai
découvert le site Tessilante et depuis, j'arrête pas de commander. Allora, come avete sentito, Caroline ci ha detto che appunto vive in Francia, che da poco più di 5-6 anni si è introdotta in questo meraviglioso mondo dell'uncinetto, soprattutto per desiderio dei figli, perché aveva bisogno insomma di creare, di dare sfogo alla propria fantasia e di fare qualcosa. E poi insomma ha scoperto Tessiland e da allora non si è fermata un attimo. E je voulais vous montrer un petit peu ce que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est la laine de jute. Voilà, voilà. Couleur ficelle et couleur blanche. Ce qui m'a permis de faire ce genre de sac. Voilà. Avec un beau petit fond. E poi, come avete potuto vedere, ci ha mostrato proprio insomma dal vivo le borse di cui abbiamo parlato e la relativa juta che sta utilizzando. Très agréable à crocheter, je vous le recommande. En tout cas, moi, pour ma part, je n'arrête pas d'en commander. Voilà, et je suis très satisfaite de Tessiland. Merci, au revoir. Poi ha aggiunto anche insomma quelle che sono state le sue sensazioni per quanto riguarda la juta, che le è piaciuta tantissimo e anzi ve la raccomanda e non riesce ormai a smettere di utilizzarla, e che insomma è molto soddisfatta e le piace il nostro sito. E a noi è piaciuta tantissimo lei con il suo dolcissimo video e che dire, bisous Caroline e merci beaucoup. Il terzo progetto di quest'oggi è di Rossella, denominata anche la Ross Crea, esattamente come la pagina che ha dedicato al crochet proprio su Facebook. Allora, Rossella ha realizzato, diciamo, un articolo che in questo periodo va tantissimo di moda, che sia fatto con la juta, con il cotone o che sia con l'acrilico. Infatti, lei ha utilizzato... Ross invece ha utilizzato il bravissimo grigio bluette celeste, il tutto lavorato con uncinetto 3,5, ma anche fodera e manici bambù e rete. Le misure della sua borsa sono 36x36x12, ci ha inviato anche lei un vocale, ascoltiamolo insieme. Ciao a tutti, mi chiamo Rossella, Ross per gli amici, e sono di Bergamo. Da piccola osservavo sempre le instancabili mani di mia nonna creare meraviglie con l'uncinetto, ma non ho mai pensato che facesse per me. Da qualche anno invece l'uncinetto è diventato il mio antistress naturale e al giorno d'oggi, tra il lavoro, i figli e la situazione mondiale, lo stress abbonda. Per fortuna ho conosciuto Tessiland, che soddisfa il mio continuo bisogno di filati e a un prezzo super conveniente. Ho iniziato questo progetto della borsa Marily perché ovunque mi girassi vedevo solo borse granny e ho voluto provare anch'io. Per il mio progetto ho utilizzato il bravissimo. Non vi so dire di preciso quanto ne ho utilizzato, ma se prendete il gomitolo da 50 considerate di prenderne uno per ogni colore, mentre del grigio io in casa avevo già il gomitolone da 500 grammi e ce n'è ancora un sacco. Ho lavorato le mattonelle con un uncinetto da 3,5, le ho unite appunto bassissimo, poi ho messo la rete, i manici in bambù e per finire ho foderato. Spero di essere stata abbastanza chiara. Alla prossima, ciao! Sei stata chiarissima, Rossella, davvero complimenti! La foto che ho ottenuto più mi piace durante questa settimana, allora, è di una dolcissima, lo so, dolcissimo è un termine che uso sempre, però lo siete, quindi mi piace. Dicevo, è di una dolcissima ex infermiera, ormai in pensione da circa un anno, che è Angela Collura. Allora, lei ha realizzato questo vestitino in occasione del battesimo della sua seconda nipotina, che compirà un anno tra un mese, faranno compleanno, primo compleanno, battesimo, tutte insieme, e quindi ovviamente ci voleva un vestito ad hoc, insomma, per l'occasione. Dopo varie estenuanti, ci ho detto, ricerche su YouTube, siti vari, è riuscita tramite un tutorial russo a dare vita quindi a questo vestitino. Ha proposto insomma la cosa alla nuora, che ovviamente ne è stata entusiasta, e ha realizzato il tutto con, vediamo, Angela per questo vestitino ha utilizzato l'ighi bianco, il candido ighi bianco, e l'uncinetto 2,5. Le è piaciuto davvero tantissimo realizzare questo vestitino, poi adesso diciamo dopo 30 anni di sospensione ha deciso nuovamente di introdursi nel mondo dell'uncinetto, e lo fa anche perché
dopo aver passato una vita, insomma, a curare gli altri, a prendersi cura degli altri, continua a farlo però in un altro modo, appunto grazie al crochet. Ma ci ha inviato anche un video proprio per ringraziare le tante di voi che hanno cliccato il mi piace alla sua foto. Vediamolo insieme. Ciao a tutti, sono Angela. Due paroline per ringraziare davvero di cuore tutte quelle persone a cui è piaciuto il mio lavoro. Non mi sarei mai aspettata una reazione simile, davvero grazie, grazie, grazie. È sempre molto piacevole vedere che anche agli altri piace ciò che noi facciamo. Io ho scoperto questo mondo tramite YouTube e tramite YouTube ho scoperto anche Tessiland. Spesso e volentieri acquisto dei filati senza avere un progetto in mente, perché mi piace il colore, perché mi piace la tipologia. Finora mi sono trovata bene, quindi vi dico: lavorate, siate creative, rilassatevi, fate le cose con amore e vedrete che tutto sarà più piacevole. Grazie di cuore ancora a tutte. Ciao, brava Angela, e auguri per il battesimo. Parliamo di un graditissimo ritorno, lo avete letto bene, parliamo dello Stray. Allora, questo è un filato davvero stupendo, diciamocelo. Non è molto classico o semplice, perché ha delle sfumature a contrasto, il tutto impreziosito da questo lamé, che quindi vi permetteranno di realizzare dei capi davvero unici, anche e soprattutto magari per chi ha dei gusti, diciamo, un po' più originali, anche perché questa tipologia di filato, questa tipologia di sfumature, che potrete trovare in quattro bellissime varianti di colore, sono, e poi ci farete caso se non ci avete già fatto caso, insomma, perché comunque la moda autunno-inverno si è già vista, le trovate su tutte le passerelle mondiali, perché il contrasto, ovviamente sapientemente abbinato dalla Tessiland, arricchito da questo tocco di lurex, pensate alla lucentezza e allo splendore che potrà donarvi. Perfetto davvero, insomma, per accessori, magari ecco un bel poncho o un foulard, o perché no anche per un bel capo di maglieria. Direte voi: non è neanche iniziata l'estate e già parliamo dell'inverno? Eh sì, poi non dite che non vi avevamo avvertito, insomma, ecco, adesso è tempo già di pensare al futuro. E anche perché siamo certi che questi colori, questo filato con la sua composizione, la sua morbidezza, questi colori e questo splendore andranno a ruba. Io ve li ho fatti vedere, ecco perché dico sempre di guardare le nostre bellissime rubriche, così da poter essere sempre al passo con i tempi. E la puntata di Tessiland Condivision si conclude qui. Vi ricordo che tutti i link dei prodotti che abbiamo visionato quest'oggi, sono stati tanti, li potrete trovare qui nel box informazioni oppure nella i posta qui in alto. Di iscrivervi sul nostro canale YouTube, che ne vale, voglio dire, sempre la pena, per essere a conoscenza di tutte le nostre rubriche. Di seguirci su tutti gli altri social, vale a dire Facebook, quindi meglio di maglia ormai lo sapete, Instagram, Pinterest e TikTok. Di continuare a leggere i nostri articoli al sito www.megliodimaglia.com. Di commentare qui sotto il video se avete suggerimenti, se magari avete qualche desiderio, se avete qualcosa di cui vorreste che parlassimo, insomma scrivetecelo, cliccate il pollice in su se vi è piaciuto il video. Vi ringrazio come sempre per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao, anzi, salut!